Conoscere il mercato in cui operiamo, in cui lavoriamo, è fondamentale. Per quanto mi riguarda, il mio mercato di riferimento è la scrittura e l'editoria, e quindi è fondamentale per le mie scelte, ma soprattutto per consigliare tutte le persone che si rivolgono a me, la conoscenza di questo mondo. In particolare sono felice di vedere gli ultimi dati dell'Associazione Italiana Editori, secondo cui il mercato dell'editoria sta un po' recuperando la crisi in cui versava da tempo, una crisi che non è certo solo dovuta al lockdown e a questi mesi, ma una crisi molto, che ha radici molto profonde, quella dell'editoria, e che da tempo ormai chiama a gran voce una nuova normativa che la regoli. Ad ogni modo, dicevo, li abbiamo visti anche negli ultimi giorni sul Sole 24 Ore, i dati dell'editoria che ha avuto un recupero rispetto al 2019, agli stessi mesi del 2019, tra luglio, diciamo, e settembre, una perdita che è stata recuperata in un passaggio dall'11 al 7%. Sono dati confortanti perché c'è stata una ripresa delle librerie, non solo delle librerie online, ma secondo i dati anche ultimi, delle librerie fisiche, e questo per tutte le persone che scrivono, lavorano nel mondo del libro, producono opere editoriali, questo ci conforta. Come dicevo, quello che è fondamentale è la conoscenza vera delle dinamiche di questo mercato. Questo vale in particolar modo per le persone che scrivono, che stanno pensando ad opere, che stanno pensando di produrre libri, siano essi cartacei o digitali. Se io facessi questa domanda a molti autori, a molti scrittori, credo che tanti saprebbero darmi delle risposte, tanti altri no. Questo incide in modo massiccio sull'opera, sul lavoro, sulla fatica, sull'impegno che noi ci mettiamo nel produrre il nostro lavoro. Perché, per esempio, ci sono autori che magari stanno lavorando da tempo, con grande impegno, su un'opera che non ha mercato editoriale, e quindi vanno incontro spesso magari anche a un momento di scoramento, di sfiducia, pensando che questo sia legato alla qualità della loro scrittura, alla tematica. Ma il mercato editoriale, come tutti i mercati, ha dei trend, e quindi ci sono opere tematiche che funzionano molto in un dato periodo e altre che addirittura a volte per anni non funzionano. Abbiamo visto un po' le vicende, per esempio, del racconto. Il racconto è un genere letterario che ha alti e bassi, quindi vicende alterne. E quindi magari produrre raccolte di racconti in un dato periodo, quando il mercato non è favorevole, può non essere produttivo. Quindi è importante conoscere questi aspetti. Intanto sapere quali siano le possibilità che abbiamo, che hanno le persone che scrivono. Possiamo delineare tre grandi strade, che è quella della strada dell'editoria tradizionale, quindi l'editore, rivolgersi a un editore a tutti gli effetti, la strada del self-publishing, che deve avere determinate caratteristiche, e quando scegli quella strada devi farlo a ragion veduta, e un altro scenario molto interessante, che è quello del crowdfunding publishing, che non ha una grande tradizione nel nostro paese, ma sta invece mettendo piede, ed è una via anche questa molto interessante. Quindi è importante conoscere anche le possibilità che si hanno, in base anche a quelli che sono i propri obiettivi. Chiarire gli obiettivi che abbiamo con la nostra opera è davvero la prima cosa che dobbiamo fare, perché questo ci guiderà alla scelta più giusta. Torno a dire: importante conoscere l'ambiente in cui ci muoviamo. Come possiamo conoscerlo? Abbiamo tantissime fonti di informazione. Una, come dicevo, è l'AIA, l'Associazione Italiana Editori, che tra l'altro ci permette anche di consultare l'albo degli editori iscritti all'AIE, che è sempre, diciamo, buona cosa andarla a consultare, ma soprattutto l'AIE emette i suoi bollettini, emette i suoi report sullo stato dell'editoria in Italia.
Ma ci sono magazine, giornali che tutte le settimane pubblicano le classifiche di vendita. È importante andare a vedere che cosa c'è in classifica, perché quello è il polso del mercato e ci mostra quali sono, i libri più venduti, dove vanno le preferenze dei lettori. È vero, non è il mercato assoluto, non è la verità assoluta, però ci dà sicuramente una buona fonte di informazione. Resta sempre valido il fatto di frequentare le librerie dove magari esistono ancora dei veri librai e poter scambiare qualche chiacchiera, perché poi il libraio attento a quello che ha in libreria, quello che vende, è la persona che ci può dare davvero dei ritorni su quelli che sono i generi, i testi che vanno di più, su quelle che sono le domande che fanno i lettori. Quindi importante, importantissimo per chi ha in mente anche di dedicarsi, vuole partire con un'opera, anche se nulla poi vi vieta dedicarvi a quello che vi piace, che amate, indipendentemente dai trend di mercato, però può essere utile fare questo tipo di verifica in modo da indirizzarsi al meglio, così come se decidiamo per esempio di indirizzarci a un editore, studiare bene l'editore, perché molte volte abbiamo in mente di mandare la nostra opera a un editore perché ci piace, perché lo stimiamo, ma magari la nostra opera con il catalogo di quell'editore non ha nulla a che vedere. Quindi lavoriamo bene nella fase di costruzione e di ricerca della propria opera, della propria strada, della strada migliore per la propria opera. Non perdiamo poi mai di vista questo principio che essere informati, essere consapevoli del territorio in cui ci stiamo muovendo è il primo passo utile per non sprecare energie, per ottimizzare tutti i nostri sforzi. Io come sempre vi auguro, per chi scrive, una buona scrittura e per chi legge, una buona lettura.